Marco Selleri, direttore di Extra Giro a fianco della Lega Ciclismo per l'organizzazione del Giro della città metropolitana di Reggio Calabria qui nella nostra terra. Ma sì, diciamo che io, quando si è parlato di questa ripresa, di questo bellissimo giro, ero entusiasta, perché comunque ho fatto dal 90 al 94 tutti i giri della provincia di Reggio Calabria, compreso il giro tappe come radio informazioni, quindi avevo un po' il cuore da queste parti. E tra le altre cose, venire giù e incontrare persone che era tanto tempo che non vedevo è stata una cosa molto molto interessante, soprattutto i ragazzi del motoclub, chiamiamolo i ragazzi del motoclub di Reggio Calabria. Una regione dove il ciclismo in passato e anche in futuro si è rappresentato dietro una persona, Mimmo Bulzumì, l'organizzatore delle più grandi corse ciclistiche di questo territorio. Le corse che oggi mancano, forse anche per questo, mancano i giovani, mancano le squadre, mancano gli sponsor. Beh, oggigiorno, come sappiamo tutti quanti, veniamo da un periodo dove l'Italia ha spinto in maniera importante sotto l'aspetto industriale, quindi di conseguenza, quando sai, hai la politica, elementi che ruotano molto su questo problema, perché comunque genera occupazione, è ovvio che va a discapito di qualcos'altro. Però con questo qua, quando ho incontrato l'amministrazione della città metropolitana, io personalmente sono rimasto molto entusiasta, perché c'è molta voglia di fare le cose, soprattutto per riattivare anche questa gara molto importante. Perché no, può succedere che la gara da uno possa passare anche tre giorni, anche perché, come fa vedere il territorio, il ciclismo, non c'è alcun sport che possa farlo vedere. Grazie.